Un piazzale pieno di amici, familiari e conoscenti attendeva Carlo Alberto De Paolis per l'ultimo saluto presso la chiesa di Tor San Lorenzo, dove si sono tenuti i funerali. Il giovane, a soli 20 anni, ha perso la vita durante il tragico incidente avvenuto sulla via Pontina la notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre scorso. Circa alle 2 la Toyota Yaris con a bordo il giovane ed altri 4 amici è uscita di strada all'altezza di Tor De Cenci, ribaltandosi più volte. Così, per un ennesimo incidente stradale, ancora un ragazzo è deceduto ed un altro è tuttora in coma farmacologico. Questi tragici episodi purtroppo sempre più spesso coinvolgono giovani e meno giovani che percorrono le strade della provincia. In particolar modo la via Pontina, una delle più pericolose d'Italia ed Europa, è scenario di drammatici incidenti in numero continuamente crescente. Quello che succede oggi succedeva 20 anni fa, però oggi mi sembra una cosa un po' più frequente. Noi nel comune nostro, piccolo che sia, ogni poco tempo succede una disgrazia del genere, e qui c'è bisogno di cominciare a fare domande, perché pure questi genitori, queste famiglie distrutte. La Pontina è pericolosa, sulla Pontina tutti i giorni, perché io faccio il trasportatore, è invivibile la Pontina. È una strada che è nata proprio per ammazzare le persone, da che l'hanno costruita. Ci sono sempre stati incidenti, sempre state morti, giovani, vecchi. Gli automobilisti che percorrono queste strade avvertono quotidianamente quanto siano inadeguate a livello di manutenzione e sicurezza, avanzando anche qualche ipotesi per iniziare a migliorarne le condizioni. La prima cosa da fare è togliere tutte le buche che ci sono, coprire tutte le... perché l'acqua, quando si affossa, purtroppo uno cammina sulla Pontina non si vede l'acqua e ci ritroviamo fuori dalla strada senza sapere come. Forse una terza corsia, tappando pure queste buche che ci stanno. Dopo, queste strade sono quelle che so, e non lo so, sicuramente ci sarà bisogno di un rimedio, qualcosa. La sera questi ragazzi escono e noi stiamo sempre con la paura, dove vanno, che fanno.